dall'abbassamento dei toni dello scontro politico alla formazione del governo nazionale, oggi e domani passerà il Senato e il Parlamento. Torniamo sempre alla Sicilia come punto focale di quanto si potrà proiettare nello stesso governo, diciamo già dai prossimi giorni. L'abbiamo visto con la visita dei due ministri e vice premier Salvini e Di Maio. La Sicilia è sempre al centro di tutte le situazioni nazionali e anche internazionali, a iniziare dal problema migranti a finire alla situazione degli enti locali. Siamo alla vigilia delle elezioni in 137 comuni dell'isola, fra i quali 5 capoluoghi e fra i quali anche il capoluogo Etneo, che diciamo tiene la fiaccola di questa partita elettorale. Siamo con il presidente della Camera di Commercio del Sud-Est, dottore Pietro Agen, e desidereremmo proprio dal dottore Agen avere un quadro della situazione proprio in questo momento, sia per quanto concerne le elezioni amministrative sulla regione e anche un commento su quanto potrà fare per la regione questo nuovo governo nazionale. Beh, comincerei dall'ultima domanda: cosa potrà fare questo governo? Innanzitutto direi non tradire le aspettative, perché la sensazione che io ho avuto nelle ultime 48 ore in occasione delle due visite istituzionali in Sicilia, e mi è piaciuto che siano partite dalla Sicilia, certo il caso ha voluto che ci fossero le elezioni, ma comunque è stata un'immediata presenza sul territorio che è significativa, in altre occasioni non c'era stato. Ma quello che ha stupito, devo dire, è stata l'accoglienza che la popolazione ha riservato a queste due visite e soprattutto, se devo dire, a quella nei confronti del neo ministro degli interni Salvini, perché se 5 anni fa ci avessero detto che il rappresentante di quella che era la Lega Nord sarebbe stato accolto da una folla che lo applaudiva, che lo incoraggiava in Sicilia, non ci avremmo creduto. Oggi è così e devo dire si respira anche un sentimento di, non dico fiducia, di speranza nella gente. Io ho parlato con tantissima gente, con quel famoso popolo, a me il termine populista non piace perché è un dispregiativo di popolo che non credo sia tutt'altro che dispregiativo, di quel popolo che talvolta viene a sproposito citato, devo dire che quel popolo ha grandi attese nei confronti di questo governo, ma attese con spirito positivo. Io mi auguro che non siano tradite, questa è l'unica grande speranza e come sempre dico aspettiamo a giudicare. Mi viene abbastanza da ridere quando vedo 48 ore dopo l'annuncio e 24 ore prima ancora del voto di fiducia, già gli attacchi su questo, su quell'altro, ma dico, Dio mio, aspettiamo da 20 anni che cambia qualcosa, rimaniamo calmi per qualche mese e vediamo cosa sanno fare. Una cosa ha già colpito, questa sì, il cambiamento di atteggiamento della Comunità Europea. Fino a qualche giorno fa minacciava Sfratelli, oggi tende la mano e questo deve farci meditare. Probabilmente le preoccupazioni che io ho sull'atteggiamento nei confronti dell'Europa, l'Europa le ha altrettanto nell'atteggiamento dell'Italia, perché parliamo chiaro, l'Italia non è la Grecia, una rottura dell'Italia nei confronti dell'Europa significherebbe la fine dell'Europa e secondo me sarebbe un errore mostruoso. Io sono un europeista convinto, sono convinto che senza l'Europa non conteremo nulla, però non dimentichiamo che anche l'Europa si deve convincere che l'Italia è una nazione importante, non può essere considerata come la Grecia, al posto dove poi le banche e il governo tedesco si sono comprati tutto. C'è un po' di differenza, noi siamo una delle grandi potenze, anche industriali mondiali, non dimentichiamo. E questo è un fatto, quindi a livello nazionale, di attesa serena di quello che accadrà. Il fatto che domani dopodomani si voti, questa volta senza inghippi, la fiducia, con una maggioranza precostituita, è un segnale estremamente positivo del cambiamento. Poi ripeto, io sono di quelli che dico se governano male non li voteremo più. Ci sono
due pesi, le due misure per gli avvenimenti che caratterizzano l'Italia. Perché questa presa di posizione negativa anche da parte dei mass media su un governo che appunto ancora non ha dato prova né positiva né negativa, perché ancora deve muovere i primi passi. Mi dispiace. E dall'altra parte c'è appunto l'aspettativa del popolo che ha votato queste due compagini politiche. Mi dispiace doverlo dire a un giornalista, ma la casta, fra virgolette, dei giornalisti non ha dato certo grandi dimostrazioni di libertà negli ultimi anni in Italia. La maggior parte dei giornali appartengono a gruppi imprenditoriali, bancari, economici e quindi rispondono ad interessi diversi da quelli dell'informazione pura. Questo mi sembra abbastanza evidente, abbastanza chiaro, no? E non sono nemmeno più giornali di partito, perché nei giornali di partito, io ricordo l'Unità, era il giornale del partito e quindi uno si aspettava di leggere quello, mentre sui giornali cosiddetti indipendenti ci si aspetterebbe un giudizio sereno. Devo dire che qualche piccolo cambiamento c'è, molto meno nella RAI. La RAI sembra proprio quasi un bollettino di guerra, no? Io ricordo quello che la RAI da un po' di tempo, ormai da alcuni anni fa, apre sempre con notizie negative di qualunque soggetto non appartenga agli schieramenti istituzionali. Anche nei programmi di intrattenimento si nota. Sì, ma qui comincia a esserci qualche movimento, se ci fate caso, qualche piccola variazione c'è. Posso dire che c'è una trasmissione radio molto seguita al pomeriggio, verso le 5 e mezza, alle 6 di sera, condotto da una nota conduttrice che proprio ieri sera ha fatto un intervento che, fra virgolette, io avrei definito leghista 5 Stelle, no? Ecco, non è il primo che fa. Questo significa che un certo fronte si sta anche annullando o rompendo, però certo che la comunicazione è sembrata tanto una comunicazione di regime negli ultimi tempi e non ci si è resi conto che talvolta questa comunicazione di regime ottiene esattamente l'effetto contrario, assolutamente. Quando a 48 ore dall'insediamento di Virginia Raggi, al di là del fatto che abbia fatto bene o male il sindaco di Roma, e si sparasse alzo zero, quasi che Roma avesse distrutta lei, mi è sembrato sbagliato. Come mi sembra tanto sbagliato oggi fare la polemica per le buche di Roma. Le buche da Roma ci sono da una vita, solo che prima si faceva finta che non ci fossero, oggi con Virginia Raggi si fa un filmato di pomeriggio. È tutta questione di informazione, è un po' il caso Ostia. A Ostia tutti sapevano, ma nessuno parlava. Se non ci fosse stato un delinquente che dava una testata a un giornalista, Ostia rimaneva serenamente nella mano di quella banda senza che nessuno intervenisse. Ci è voluto un fatto eclatante, in questo caso l'aggressione a un giornalista che cercava solo di fare il suo dovere. Allora a questo punto si è scatenata la rivolta, mentre prima i giornali, in caso Ostia, ma chi ce lo fa fare, andare a toccare in queste cose, è un po' il sistema Italia, dove le indagini vere all'americana, all'inglese, i nostri giornali non sono di quello che fare. Tornando alla Sicilia e tornando al ministro dell'interno, prima che ha provocato scandalo e anche reazione internazionale per quanto attiene le parole di riferimento alla Tunisia, ma da mesi, se non da qualche anno a questa parte, proprio quando la Tunisia ha aperto le sue carceri liberando criminali eccetera, si hanno in Sicilia i famosi sbarchi fantasma. Assolutamente. Decine, centinaia di clandestini che arrivano e si disperdono. Quindi, allora, perché questo clamore adesso per una frase che viene detta? Proprio per una frase. Non sapendo ancora su cosa attaccare, si attacca su una frase. A me piacerebbe che i giornalisti che stanno attaccando su quella frase facessero una piccola indagine. Quanti carcerati ci sono in Italia e di quale provenienza sono? Scopriremo che da alcune aree del Maghreb arrivano la maggioranza dei carcerati italiani.
così come da una precisa nazione del Centro Africa. Perché ci sono persone che vengono in Italia per lavorare, ci sono comunità serissime che vengono per lavorare, ci sono una serie di persone e di comunità che vengono in Italia per non lavorare, per sfruttare la prostituzione, per gestire il mercato della droga, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, non criminalizziamo un popolo, sarebbe assolutamente sbagliato, però rendiamoci conto che mentre sono diminuite pazzescamente le entrate dalla Libia, perché bene o male, e questo io apprezzo che sia stato detto, il ministro degli interni Minniti ha lavorato piuttosto bene, d'altra parte stanno aumentando gli sbarchi dalla Tunisia. E in Tunisia non c'è nessuna guerra, non c'è nessuna carestia, non c'è niente, c'è semplicemente una volontà di migrazione, ma quella, mi dispiace, deve essere regolamentata e gestita. Io conosco ragazzi tunisini che lavorano soprattutto come cuochi, ad esempio, in molti locali, che sono persone serissime e preparatissime. Però dobbiamo anche dire che ci sono spacciatori, ci sono delinquenti, ci sono altri, quindi dobbiamo stare attenti. Quello che ha lanciato Minniti è un segnale. Attenzione, non siamo più il ricettacolo di tutti gli sbarchi d'Europa. Dopodiché, chiaro che bisognerà collaborare con la Tunisia, però bisognerà anche qui collaborare parlando chiaro. E il vero problema non sono nemmeno gli sbarchi, è il dopo sbarchi. Perché una volta avviata l'identificazione, il chiarimento, è inaccettabile che ci pieghino 2 anni a fare. Ma negli sbarchi fantasma non ci sono identificazioni. Sì, ma diciamo che prima o poi li becchiamo. Quindi voglio dire, quando li prendiamo e sono degli immigrati illegittimi, irregolari, a questo punto ci devono essere seri accordi di immediato rimpatrio. Non deve essere una cosa che tra ricorsi al tribunale, al TAR, eccetera, eccetera, impiegano 20 anni. E chi commette un reato per entrare in Italia non ha titolo a essere difeso. Chi viene perché fugge da una guerra, perché è una situazione drammatica, ma quello assolutamente, non credo che sia un problema questo, per nessuno, no? Qualunque sia la religione, qualunque sia la provenienza, così come dobbiamo aiutare anche le situazioni di difficoltà degli stati, ma dico, aiutiamoli a casa loro. Se c'è una nazione dell'Africa che ha una potenzialità economica veramente fantastica, la Nigeria. La Nigeria è ricchissima di petrolio, c'è produzione di altissimo livello, e allora non capisco perché noi dobbiamo avere valanghe di nigeriani che vengono in Italia a sfruttare le loro donne e che vengono a gestire tutte le attività criminali. Ecco, tutto questo, attenzione, tenendo presente che sono sempre una minoranza di quel popolo, non vogliamo ghettizzare un popolo, però vogliamo impedire che il peggio di quei popoli si trasferisca in Italia. Credo che questo sia assolutamente non legittimo, doveroso, che è una cosa diversa. Sulla questione dell'origine delle elezioni, prendiamo poi tutto di riferimento Catania, dove ci sono 5 candidati, compreso il sindaco uscente, che tentano di coinvolgere la popolazione in quello che può essere il futuro del territorio. Beh, non è un mestiere, un candidato deve cercare di convincere, voglio dire, poi che ci riesco meno, questo è un attimo. Questi giorni se ne stanno sentendo veramente di brillantissimi. L'altro ieri un candidato ha tirato fuori anche la moneta di Catania, no? Se poi facciamo la moneta di Mascalucia, siamo quasi alla barzelletta preelettorale, poi ognuno sceglie il suo stile, c'è chi inaugura una cosa al giorno, cioè tutte cose secondo me sbagliate. Io credo che il giudizio di un'amministrazione lo si dia nel tempo, e quando siamo a pochi giorni dalle elezioni vorrei dire che i giochi sono fatti. C'ho un solo grande dubbio, devo essere sincero, sono curioso di vedere cosa fanno i 5 Stelle, perché se ci dovessimo attenere al risultato di pochi mesi fa le politiche, direi che i 5 Stelle fanno una maggioranza assoluta prima turno. Non credo che sarà così, perché una cosa è il voto politico, una cosa è il voto amministrativo, e però sono curioso di vedere dove arrivano, perché io leggo le percentuali che più o meno si attribuiscono alle varie segreterie, non più politiche, perché ormai la segreteria di una volta c'è più, però ho la sensazione che se li sommiamo tutti alla fine arriviamo a 130, visto che le percentuali dicono 100%, arrivare a 130 un po' difficile, voglio vedere chi sbaglia a 30, ecco.
cosa dovrebbe fare qualunque sia il nome del sindaco eletto? La prima cosa per dare una svolta. La prima cosa di questa città ce n'è la prima. Cioè, ecco, questa città di priorità ne ha tante, ma la prima è una gara seria, divisa per quartieri, della raccolta di rifiuti con differenziata, fatta in modo scientifico e fatta soprattutto in orari intelligenti. No? Non possiamo più accettare che la pulizia delle strade, guardi, io ogni giorno percorro le strade di Galermo, non è possibile che alle 7 del mattino, che è l'ora di punta per la discesa, troviamo i camion che raccolgono la spazzatura in alcune strade determinanti di Palermo per il traffico. Questa raccolta si fa alle 4 di notte, alle 3 di notte in tutti i paesi civili. A Catania, mi dispiace, si fa ore sbagliate. E soprattutto dobbiamo arrivare a un appalto frazionato, perché mi rendo conto che un unicum di gestione di 300.000 abitanti, dove poi gravitano però complessivamente 1.000.000 abitanti, non è cosa facile. Però questa è la priorità. Se questa città non cambia la sua immagine dal punto di vista della pulizia, mi dispiace dover dire, la sua immagine è segnata. Poi c'è un problema di viabilità. Devo dire, qualcosa è stato fatto, non attribuisco né meriti né demeriti a nessuno, perché il rilancio partì con Scappadini, che però poi si bloccò, è ripreso con Bianco e io gliene do atto senza nessun problema. Bisogna andare avanti, addirittura secondo me accelerare, perché la vera grande risposta al traffico non può che essere la metropolitana. Tutto il resto, sì, i metodi con le corsie riservate ai pullman, è positivo, produce un effetto, ma è un effetto paragonabile al 5%. Con la metropolitana che funziona seriamente, con il terzo e quarto, con il secondo e il terzo atto si è completato, quindi quello che arriva fino a Librina all'aeroporto, con il terzo, che è quello che riguarda il viale Mario Lapisardi qui vicino, che è strategico per tutto il resto, beh, a quel punto veramente non avrebbe più molto senso doversi a piedi, più doversi in macchina a Catania, si potrebbe usare la metropolitana e piccoli percorsi a piedi. Quindi priorità assolute queste due, una e due. L'aeroporto già è in fase l'aeroporto di discussione. L'aeroporto non dipende dal sindaco, io devo anzi dire che il sindaco sulla privatizzazione si è schierato. Ci teniamo alla viabilità, cioè l'immagine, la prima immagine che si ha uscendo dall'aeroporto, dallo scalo, dalla stazione, è un'immagine disastrosa. Assolutamente sì, però stiamo attenti, anche qui non ci vogliono grandi lavori, perché poi le due grandi uscite dell'aeroporto sono quella che porta alla tangenziale, e qui i lavori li farà l'aeroporto stesso, si tratta di tagliare quegli eucalipti che tra l'altro non sono alberi della nostra tradizione, per rendere quell'ingresso più spazioso, più adeguato, eccetera, eccetera. Si tratta poi di fare un piccolo intervento sull'altra strada, quello che porta alla rotatoria dell'aereo cosiddetto, ma quella è già una strada di una certa dimensione, si tratta di fare opera, tra virgolette, di abbellimento. A quel punto in un certo senso è una strada già di grosse dimensioni, è una strada a quattro corsie. C'ha degli imbuti, però voglio dire, non sono opere oceaniche, riusciamo a intervenire, e oltretutto basta poco per rendere dignitose. E non dimentichiamo che comunque la grande via di raccordo dell'aeroporto è quella che porta alla tangenziale. Qui si tratta di snellire, agevolare, ma ripeto, io non la vedo come un'opera enorme, addirittura secondo me in questo caso credo che possa essere anche lo stesso aeroporto a finanziare parte dei lavori, perché interessa a tutti. Piuttosto all'aeroporto dobbiamo invece insistere per l'intervento delle Ferrovie dello Stato e per la metropolitana. Quando l'aeroporto di Catania avesse la metropolitana e una ferrovia seria che lo ricollega tanto alla stazione di Catania quanto a quella di Siracusa, e poi il mio sogno è anche a Comiso e a Ragusa, beh, avremo veramente un aeroporto con delle potenzialità incredibili. Per concludere, come si porrà la Camera di Commercio del Sud-Est con la nuova amministrazione? Parliamo al territorio appunto. Si porrà, come sempre ha fatto, come interlocutore disponibile e interessato. Cioè, noi chiunque vinca queste elezioni ci proporremo immediatamente dopo con una serie di progetti da cogestire. Noi non siamo per essere i primi
dell'Italia andasse, non vogliamo assolutamente. Contiamo di avere delle risorse economiche da destinare e siamo a disposizione dell'amministrazione comunale per concordare assieme cosa fare, dove farlo e soprattutto quando farlo, con un cronoprogramma che lei sa essere la mia fissazione, che dica ai catanesi anche cose sgradevoli, ci vuole un po' di pazienza perché per fare questo ci vogliono 3 anni o ce ne vogliono 5, oppure lo facciamo domani mattina. Ecco, se soprattutto mantenere degli impegni. Questo, che vinca uno, che vinca l'altro, per noi credo che da questo punto di vista sia assolutamente indifferente, sia doveroso parlare di più. Allora, forse nell'incontro avremo già, per quanto riguarda la Catania e gli altri 4 lavori, 2 sindaci. Vedremo come si prospetterà il quadro e come si può fare sempre nei confronti di questi territori, non solamente del territorio etneo, la Camera di Commercio. La Camera di Commercio, ripeto, sarà aperta a tutti i confronti. Quello che ci crea qualche imbarazzo in più è che in queste elezioni comunali, ci avrete fatto caso, tendono a scomparire i simboli di partito. E quindi diventa anche più difficile andare a capire all'interno dei vari schieramenti che cos'è in realtà. Cioè, questo porterà ad una confusione, ma diciamo in una prima fase, sistema locale, diciamo, poi conosciamo tutti i candidati, quindi i candidati in quanto tale ci dicono già lo schieramento. Siamo più tranquilli. Alla settimana prossima vedremo se avremo le idee più chiare per quanto riguarda la prospettiva. E se non siamo a ballottaggio del nostro territorio. Però se non siamo a ballottaggio, non è nemmeno detto. Non è vero. Vedremo. Lo spero.